Hello girls, allora scusate i capelli a Mafalda, ma io quando lavo i capelli e poi direttamente faccio la piastra, cioè io ho un problema, i capelli mi diventano modello Mafalda. Ragazzi, io non vedo l'ora che mi allungano i capelli perché questo taglio veramente no, stavolta no. Ho cambiato anche il colore, ho fatto il palissandro per togliere quel biondame. Non tocchiamo il tasto capelli, non tocchiamo il tasto brufoli, questo tanto me lo sono... Che veramente l'ho fatto diventare una merda. Allora, sono stata all'Lidl perché ho portato il computer all'assistenza in un paese dove c'è Lidl. In teoria io per il mio io sono in zona arancione. Fino a ora che sto registrando il messaggio io sono zona arancione. Tutta la Sicilia è arancione, tranne, ve l'ho detto nell'altro video, qualche paese che è zona rossa, non si entra e non si esce. Però dove sono andato non c'è nessun problema e in teoria io posso uscire perché l'assistenza tecnica nel mio paese non c'è. E effettivamente il computer non dico che è un bene di prima necessità, però è una cosa che serve. E quindi, specialmente se chiudono le scuole, vabbè che all'asilo, però faremo la didattica a distanza anche all'asilo, perché le maestre di EMA comunque già ci hanno fornito password e tutte cose, siamo a posto in tal caso dovesse succedere qualcosa. I bambini possono, ci faranno avere i libri, i bambini possono continuare comunque ad apprendere. Quindi, in teoria, il computer serve, però io mi devo aggiustare il computer, mi devo aggiustare il computer. Anche perché io ci lavoro, nel senso non YouTube, ragazzo, perché YouTube non è un lavoro. Da quando ho riaperto il canale non ho guadagnato manco un euro io col canale, quindi non è un lavoro, è un passatempo molto molto bello. Però il lavoro mio è le traduzioni, oppure fare le lezioni su Skype ai ragazzi a cui facevo le lezioni dal vivo. Quindi aspettate un attimo che ho 3.000 messaggi. E quindi che stavo dicendo? Quindi sì, potevo uscire, mentre ero in quel paese c'è il Lidl, io ho detto guarda, io spesa non le devo fare perché sto a posto. Ci andiamo però da Lidl lo stesso 10 minuti. Quindi abbiamo fatto un giro da Lidl, vi risparmio le cose alimentari che abbiamo preso, patatine, fetta al latte, queste cose che io compro, la farina, ho comprato il cacao amaro che è l'unico cacao amaro che io trovo che è una confezione bella grande e il prezzo è buono. Avevo un sacco di cose di Natale carine, alimentari, c'erano i sprinkles, quelli da mettere tipo sui cupcakes, queste cose così. Penso che le prenderò la prossima volta. Allora, visto che abbiamo toccato il tasto alimentare, vi faccio vedere una cosa che ho preso, che volevo da tanto tempo. L'anno scorso ho visto che avevano tirato fuori questo. Questo, se non lo sapete, è un non-stick baking spray. Questo è tipo il PAM che io usavo in America. Questo è uno spray. Per non far appiccicare il mangiare alle teglie, sì, alle teglie. Quindi io se la teglia lo permette, tipo quella della pizza, metto la carta forno, o se faccio i biscotti, metto la carta forno, ma se devi fare i muffin, anche se li metto nei pirottini, sempre un pochino fuori dal bordo escono e quindi io di solito vado col pennello e l'olio per friggere, che per carità non si muore a fare così, eh. Io metto l'olio di girasole sul pennello di silicone e la fodero tutta, per carità. Però questo costava poco, 2,40 euro, è molto pratica perché la prossima volta che vado ne avevano tantissime, la prossima volta che vado me ne prendo un'altra e me la metto di scorta e vedo se la vuole anche mia mamma. Perché queste sono americanate, tipo, sicuramente in Germania ci sono, Lidl è tedesco, quindi comunque, infatti, Deutschland. Che stavo dicendo? Staccante alimentare spray a base di olio di colza. Salutivo al mille per mille. Che stavo dicendo? Queste sono tipo americanate che noi abbiamo sempre usato, ma qua non si trovano, vabbè. Glielo dirò a mamma se lo vuole. Rimanendo nell'alimentari, c'era un coso delle offerte con tutte le rimanenze di Halloween e mia figlia, da donna indipendente qual è, di 4 anni, mi ha detto mamma per favore, per giunta ha preso quelli aperti, quindi sicuramente si saranno fottuti qualcosa, ce n'erano 20 pezzi, ora li dovrei contare, proprio scienziata lei, scienziata suo padre che le ha fatti battere la cassa, uno sono aperti, che schifo. Vabbè, li useremmo tipo come tovagliette, si è presa i piatti di Halloween perché mia figlia adora Halloween. E i tovaglioli, questi li ho pagati 69 e 69 centesimi, ce n'erano un sacco. Poi passiamo al natalizio. Ho preso, che l'avevo visto nell'app, ho detto no, io lo voglio. Ora sto uscendo la versione con le lucine simile. Non l'ho nemmeno aperta, quindi ora la provo e vediamo se mi devo prendere una pistata nigra, come si dice qua, una collera. Tipo che è scassato. Si deve montare. Signore Dio, dimmi che si deve montare, che non è rotto.
Non c'è scritto niente, ma il pezzo del piede c'è. Quindi volendo lo posso anche incollare. È rotto. È rotto. Motherfuckers, qualcuno l'ha rotto. Guardate, sì, infatti, perché qua era incollato. Vabbè, lo sistemerò io. Infatti, perché c'è tipo una specie di no, specie, ci sono dei chiodini, quindi vabbè, lo sistemerò io. Troppo, 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 troppo bellino, troppo, guardate. Se non era che era scassato, comunque. E quindi da noi ancora sto vedendo in vari gruppi, pagine, cose che da molte persone Eurospin e Lidl, perché questi sono quelli che io frequento, quelli dove vado più frequentemente, non hanno accesso a tutto ciò che non è alimentare. Però qua c'era un po' di confusione perché stavano scattando le offerte del giorno dopo, quindi non si capiva niente. Però alla fine, poi ho preso un'altra cosa di Natale e ho preso praticamente, non lo so dove l'ha imboscata, ma l'ha scelta lei, è una slitta di panno con Babbo Natale e un gingerbread man e la slitta di sotto è di legno, è molto carina, ve la farò vedere un'altra volta perché non so dove l'ha imboscata. E poi un'altra cosa che ho preso sempre natalizia che conviene molto è questa vernice argentata glitter, sono 400 ml per 2,99 euro. Voi dovete pensare che nel mio paese, nel negozio dei cinesi, nel reparto fai da te, una bomboletta da 100 ml, 150 ml stava tipo a 4 euro. Quindi questa conviene. E poi inoltre, questa a dir loro è molto, molto, molto coprente. Questa serviva a mia mamma, non serve a me. C'era dorata, c'era così e c'era la neve finta. E quindi io ho preso questa qui. Il tappo vi fa capire che ci sono i brillantini. E questo poi illuminazione divina, l'ho visti da lontano, ho detto no, I need this, 1,49 euro, che mi ha, come si dice, ha riempito il mio animo estetico, che io amo le cose tutte esteric, come mi dice la mia cuginetta Gaia. Allora, questo è il sapone dei piatti, guardate che confezione. È vegan e tutte cose, ha queste scritture che si usano ora molto Danish, molto higgy, come higgy, quella parola hig che significa. Ragazzi, non me le fate spiegare queste cose che poi non me le so spiegare. Comunque, questo non ho idea di che odore abbia, non mi interessa. Questo è un washing up liquid per i piatti. Poi c'era lo spray del cesso, lo spray dei vetri e uno sgrassatore. Io ho preso quello per i vetri. Ragazzi, io l'ho fatto per la bottiglia, cioè mettiamoci, cioè mettiamo le cose in chiaro per come sono, diciamo le cose per com'è. Io l'ho fatto per le bottiglie, perché queste qua, Ambers, e queste per il bagno. E c'è scritto in inglese, turns cleaning into an aroma experience, quindi girerà, trasformerà la vostra esperienza di lavare il cesso in una cosa allucinante, in un'esperienza aromatica che lascerà il vostro bagno meravigliosamente profumato di lemongrass. Ora io lemongrass non mi sto ricordando che cos'è, fatemelo. Ok, sa di pulito, niente di che. Comunque io l'ho fatto per questo, cioè io l'ho fatto per le bottiglie, per questi. Perché questi qua io li volevo prendere su AliEx, su Amazon levacce mano, costano un sacco di soldi. Su AliExpress costano di meno, però costano sempre assai per essere plastiche. Io non è che sto prendendo quelli di vetro, mi piacerebbero di vetro, ma no. Io li uso, ce li ho in bagno qua sotto e in cucina, ho il dispenser mani, il dispenser del sapone dei piatti sul lavello. Questo stile così perché sono dei saponi che io, dei saponi per le mani che io prendo da Tiger quando ci vado, costano 2 euro, pure quello piccolo. Questi invece 1,49 euro li uso e poi li riuso, poi I make a refill e li metto dentro. Io avevo comprato dai cinesi uno spruzzino simile, però è plastica nera di sotto e vabbè, lo stesso. E ci ho messo lo sgrassatore dentro, perché lo sgrassatore lo faccio io col degreaser della Stenon. E basta, queste sono tutte le minchiate che ho comprato da Lidl, ve le volevo fare vedere appunto perché sono minchiate, non è spesa alimentare e basta, quindi il computer è all'assistenza, sto morendo, sono senza internet a casa perché ho l'inkem a casa, ho
Nonostante io sia molto alta, perché io sono terzo e quarto piano, perché la mia casa si trova piano terra, secondo piano, no, piano terra, primo piano, secondo piano, no, sono secondo e terzo piano, ma è un palazzo molto antico. Io entro al secondo piano, ma poi ho ovviamente questa scala chioccia di merda dove siete appoggiati in questo momento e quindi siamo ancora più alti, siamo altissimi, non abbiamo nessuno davanti. Addirittura il modem, quello esterno, è attaccato sull'antenna, quindi ancora più alta. Ragazzi, io ho la connessione a criceti, proprio criceti morti, obesi, che stancano e arrancano sulla bicicletta. Quindi ho detto no, basta. Mi è arrivato sull'app della Vodafone l'offerta di internet a casa da 21,90 € al mese. Vabbè. Quindi abbiamo parlato, abbiamo contrattato tutte le cose e quindi alla fine mi è venuta fuori l'offerta a 24,90 € per un anno. Dopo un anno mi scende a 21,90 €. Io con l'INCP pago 27,90 al momento. Per un servizio di merda, perché se già c'è Emma che sta guardando i video su YouTube col suo tablet e io attacco Netflix in televisione, noi i cellulari è inutile che li attacchiamo al wifi perché non funzionano, non erano mai. E quindi usiamo il 4G. Va bene che abbiamo tanti giga, io ho tipo 30 giga della mia offerta e 50 in regalo per un anno. Sebi la stessa cosa, quindi sfruttiamo quelli, però dai, non è manco giusto, che già con due device è morto. La connessione va, è molto molto lenta. Io per caricare un video ci vuole una notte intera. Se io invece mettevo, quando il MacBook funzionava, il telefono col cellulare, il PC appoggiato sull'hotspot del mio telefono con la linea Vodafone, 4G, io non ho il 5G. Quando potevo fare questa cosa, che vivevo nei tempi moderni, non nel medioevo, senza computer e senza connessione a casa, un video mio di sproloqui di 25 minuti editato, quindi mi aumenta anche il volume dei giga, 50 minuti, un'ora, tops. Quindi no. Quindi contenta di mettere, non so, ora devono fare il test se possono, se è ADSL o fibra, comunque sia ADSL è molto più veloce rispetto a questa di Linkem. E quindi l'offerta è 24,90 €. Poi, se voglio, io ho detto certo, e già lì sto risparmiando 3 euro, che tu dici non sono niente. No, se tu li metti tutti i mesi sono. In più risparmio anche perché loro con 10 euro mi mandano la Vodafone Box, ora che mi sono comprata la Fire Stick, vabbè, di Amazon, comunque la posso mettere la TV sopra. Che ancora è smontata perché in camera letto non la voglio, però la posso io vorrei metterla in camera di Emma la TV, non in camera nostra perché lei dorme in camera nostra. Perché se già qua sotto è un problema spegnere quando andiamo a dormire, se lei sta guardando la televisione è ancora vampirina, cazzo, o Peppa Pig, la stronza, o i Pigia Strunz non sono finiti. Lei dice che non vuole andare a letto, ma noi già 8:30, 9:15 saliamo su, ci laviamo e andiamo a dormire. Oh, qua siamo stanchi. Se si alza alle 4:30, lavoro in campagna. Io devo combattere con lei la casa, se devo lavorare, e pensieri e stress e che guai che mi succedono, li devo affrontare. Oh, io me ne devo andare a dormire. Oddio, io non vado a dormire. Loro si addormentano e io metto le cuffie e guardo Netflix sul telefono fino alle 11 perché io dormo 4 ore. Quindi se io mi addormento alle 9 di sera all'una sono 6. Che faccio fino a domani mattina alle 6? Quindi io cerco di andare a dormire verso le 11 per svegliarmi in un orario umano, normale. Comunque, quindi la televisione in camera non la voglio perché poi la saranno lotte. Cioè le lotte le dobbiamo trasportare fino in camera da letto, invece noi le lasciamo qua in salotto le lotte. Quindi penso di mettere comunque la televisione in camera sua, l'altro televisore che abbiamo e gli metto sta Fire Stick. Comunque l'offerta è 24,90 più con 10 euro mi mandano la Vodafone Box dove c'è Netflix e Amazon Prime. Sia Prime Video che l'account proprio Amazon Prime me lo regalano per un anno, che io già di mio lo pago perché io sono una deficiente. Perché io quando mi hanno detto Amazon Prime non è più 19,90 all'anno, è 36 euro. No, me lo faccio mensile, quando non mi serve non lo uso, ma lo uso tutti i mesi. Mi compro pure i lecca-lecca su Amazon, veramente non sto scherzando, compro pure i lecca-lecca su Amazon. Quindi sono una deficiente e pago 4 euro al mese. E Amazon Prime Video, intanto lo guardiamo, c'è Supernatural, c'è Buffy. Se ragazzi, il mio paese è infestato dai mosquitos, come no, i mosquitos sono i zanzari, i moscerini. Non lo so quando faranno una disinfestazione, ma stiamo morendo.
Quindi Amazon e Netflix, io lo pago e pago 11,99 al mese, quindi così mi viene 11,99, 12 più 5, 5 fa 17, quindi così risparmierei 7 euro, più i 3 euro di internet, oh, io risparmio 10 euro al mese, oh, che all'anno sono 120 euro, ma che stiamo scherzando ragazzi? Quindi finché ho Amazon, cioè finché avrò Amazon regalato, bene, poi appena mi scade Amazon che mi regala Vodafone mi faccio quello annuale perché sinceramente 36 euro, cioè non essere deficiente, non ti perdere un bicchiere d'acqua mamma. E basta. E quindi sono senza internet a casa, vivo nel medioevo. Sì, vivo nel medioevo, non ho il PC, non ho internet a casa. Ragazzi, vivo nel medioevo, vi rendete conto? Poi mi stanno girando i cojones, però tra 2 giorni verranno i signori di Vodafone a fare tutto, devono ripristinare la linea telefonica esterna, perché non so quale coglione ha tagliato i cavi. Quindi lui facendo la prova dello spinotto dentro non funzionava, non funzionava la linea, ha controllato, quindi verrà un'impresa a fare fuori e un tecnico salirà dentro, già il modem ce l'ho a casa, mi è arrivato e mi deve arrivare sta Vodafone box e basta e quindi niente questo. Niente, non ho il PC, non ho internet, ho le moschine in casa. Medioevo, proprio medioevo ragazze, medioevo. Comunque sono le 9:30 di mattina, mi dovrei sbrigare perché devo uscire, devo pulire, devo fare tante cose e basta. Quindi al solito io vi faccio vedere cosa compro o cosa devo buttare tipo l'altro video e poi parlo fino all'infinito. And that's it. Giù suggeritemi video easy da fare che non richiedano chissà che cosa. Argomenti, ecco, datemi qualcosa di cui parlare, che io qua mi siedo e faccio. Beh, io dovrei fare l'opinionista. Perché non mi paga nessuno per parlare, per dare le mie opinioni? Ma Maurizio Costanzo, quando serve, a rogazza sta. E quindi basta. Basta. Raccontatemi come ve la state passando, che zona siete, che colore di zona siete, che state facendo, come state, come la state passando. Parliamo, sfoghiamoci un po'. E basta, al solito, ci vediamo su Instagram. Iscrivetevi al canale, cerco di tornare la Erika stronza che sono sempre stata. E vabbè, e basta. Un bacio, ci vediamo al prossimo video.